Yogurt greco 0% perché è senza grassi ed è buono quanto quello normale. In una ciotola lavorate lo yogurt con un cucchiaio in modo tale che diventi più morbido e spumoso. Servite quindi in coppettine monodose. Tagliate la frutta fresca, quella che preferite, magari di stagione. Bene, possiamo completare la nostra colazione a base di yogurt. Disponete la frutta fresca. Il vostro muesli preferito, l'importante è che sia croccante. E perché no, anche un po' di frutta secca. Io ho scelto delle noci, ma voi potete optare per delle nocciole oppure delle mandorle. E ovviamente completo il tutto con un po' di miele. Versate i fiocchi di avena all'interno di un pentolino. Quindi aggiungete il latte, che può essere latte vaccino, ma anche di soia oppure di riso, come preferite. Dolcificate il tutto con del miele, dello zucchero oppure del fruttosio. Quindi cuocete mescolando di tanto in tanto finché non bollirà il tutto e risulterà bello denso e cremoso. Servite nelle tazze e potete decorare con frutta fresca oppure cannella, oppure potete lasciare semplicemente il vostro porridge al naturale. Rompete l'uovo in una ciotola e aggiungetevi il latte di riso. Io ho scelto questa opzione perché il latte di riso è già di per sé dolce e soprattutto è perfetto anche per chi è intollerante al lattosio, ma potete scegliere qualsiasi tipo di latte voi preferiate. Aggiungete quindi i semi di bacca di vaniglia e mescolate il tutto. In una padella versate un po' di olio di semi, se preferite potete anche utilizzare il burro. Quindi immergete le fette di pane all'interno del composto. Io ho scelto del pane di farina di Kamut, ma voi potete optare per pane integrale oppure pane bianco, come preferite. Cuocete quindi il French toast fino a quando entrambi i lati del pane non saranno ben dorati. Con queste dosi io ho cucinato 6 French toast e li ho serviti a porzioni di 3. Subito un pochino di miele in superficie. A vostra scelta, magari della cannella oppure delle noci e un po' di frutta fresca. In questo caso io ho optato per dei ribes, ma potete anche utilizzare dei mirtilli oppure delle more.
Se vi sono piaciute queste ricette, mettete mi piace sotto il video e aggiungetele ai vostri preferiti di YouTube. Buon appetito!